Ciao ragazzi e ben ritrovati sul mio canale. Allora, in questo video vedremo un progetto che chiunque ha un bancosega prima o poi si dovrà fare, cioè la slitta a troncare. Ci sono migliaia di video su YouTube sulle slitte a troncare, però come avrete visto sicuramente dalla miniatura, la mia sarà un po' diversa, quindi non sarà la classica slitta di Nick Ferry, quella famosissima che ha lanciato la moda della slitta troncare, ma sarà un po' diversa. Io ho preso ispirazione da un'altra maker americana che l'ha realizzata in modo diverso. La mia sarà molto più semplice, però sarà un po' diversa da appunto quella che dicevo di Nick Ferry. Quindi utilizzerò dell'MDF, non utilizzerò il classico multistrato, anche se si può benissimo usarlo. Mi piaceva di più l'idea di usare l'MDF per la sua consistenza, quindi si presta meglio a utilizzare questa attrezzatura qua che ho, che adesso vediamo nel dettaglio. Ok, quello che vedete qui, penso che la maggior parte di voi avrà già riconosciuto cos'è, e sono le T-Track. Io qui ne ho collezionate un po'. Io ho acquistato anche questa qua, una coppia di questa più lunga, con la sede per il metro. Metro che ho qui con me. In queste T-Track può scorrere anche questi qua che mi sono appena arrivati. Adesso non mi viene in mente il nome scientifico, però se avete visto il video della troncatrice sapete già a cosa servono. Quindi questi qua scorrono qua dentro in questo modo. Qui c'è, si mette un metro, si blocca e si ha la misura per fare il taglio preciso. Utilizzerò anche questi, che sono dei pressori. Questi pressori come si usano? Anche questi li uso sul mio banco da lavoro. Adesso ve lo faccio vedere. E questo si infila qua. Funge da fermo, quindi io guarda, metterò il mio pezzo di legno, stringo questa e questo rimane fermo. Ma tutta questa attrezzatura qua che mi vedrete utilizzare la trovate qui sotto in descrizione, quindi se volete acquistare qualcosa trovate tutti i link qua sotto, basta cliccare nella descrizione, trovate tutte le T-Track, i metri, tutte le cose che possono esservi utili per realizzare un progetto come quello che sto facendo io o qualsiasi altra cosa. Quindi qui sotto in descrizione trovate tutto. Direi che possiamo anche iniziare a fare qualcosa. Ok, ho dimensionato il pannello, così almeno è più leggero. Ho fatto questi tagli per togliere ancora un po' più di peso. Ho già segnato dove andrà il taglio della lama e dove posiziono le T-Track, dopo vi spiego perché ho fatto così. Prima di mettermi a lavorare su questo, preparo i bordi che sosterranno il pannello, lo terranno insieme. Quindi ne metterò. Come scegliere l'altezza a cui fare il pannello, in teoria bisognerebbe alzare la lama alla massima altezza e regolarsi un pochino sopra, in modo che con la lama tutta alzata non si vada a tagliare, comunque non si vada a toccare questo. Però allora, con la lama alzata al massimo, dicevo, qui ho circa 55 mm di lama, quindi io dovrei fare una base alta 55 e poi appoggiargli questo sopra, in modo da non toccare quando vado avanti col taglio. Il problema qual è? Che questo è più basso. Se io facessi un pezzo che arrivasse sopra la lama, questo rimarrebbe molto alzato. Quindi se io andassi a tagliare un pezzo di multistrato da 15, che sarà quello che farò, penso, più spesso, questo sarà inutile. Quindi i casi sono due: o cerco di mettergli qualcosa qua, tipo un fermo, in modo da allungare questa parte qui, oppure l'altezza della barra, diciamo, della piastra dietro, sarà in funzione di questo, quindi in modo da far toccare questo qui, che sono praticamente già misurato 45 mm.
L'unico rischio qual è? Che se alzo la lama tutto fino in cima vado a toccare l'alluminio, però in teoria con la slitta troncale non andrò mai a superare queste altezze, perché se dovessi tagliare dei pannelli così alti, cioè non credo che mi capiterà mai di tagliare dei pannelli alti così, magari dei travi, però a questo punto uso la troncatrice, quindi la rischio e farò questo più basso. Intanto che la colla si asciuga, posso tornare a lavorare sulla slitta. Allora, io l'ho posizionata al suo posto, cioè dove andrà una volta finita. I miei T-track, io mi sono fatto dei segni, andranno esattamente così, in questo punto. Quindi, diciamo che questa sarà la posizione a troncare, quindi la lama sarà in questa posizione dove ho già fatto la riga. Adesso, basandomi su questa riga, io vado a decidere dove andranno posizionate le T-track. Farò in modo che i pressori non vadano mai a toccare accidentalmente contro la lama. Quindi questi hanno abbastanza un po' di gioco con un'asola. Metto l'asola il più possibile contro la direzione della lama, che è questa riga qua, e da qui mi sono fatto il mio segno. Quindi misuro qui, sono 11 cm. Posizionerò la T-track a 11 cm da questa linea e farò la stessa cosa di qua, e fin qui tutto a posto. Adesso voglio fare la chicca, metterò una terza T-track sempre della stessa lunghezza. Questa T-track la metterò in questa posizione, in questo modo, mettendola sempre parallela a questa. Qui potrò installare un jig, andrò a costruire dopo, vediamo come fare, per fare i tagli angolati. Ok, sono pronto a mettere le T-track, però 3 viti per tenere su una T-track sono un po' poco, quindi la cosa ideale sarebbe usare della colla tipo bicomponente, però io non ce l'ho giustamente e quindi mi devo arrangiare con quello che ho. Quindi ho pensato di mettergli del biadesivo, magari userò una goccia di colla di questa qua che ho, più le viti e spero che basti. Quindi vediamo. Ok, allora ci siamo. Sono riuscito a tagliare dallo scarto di plastica, nylon, quello che è, questi listelli. Li ho tagliati perfettamente a misura, li ho levigati con la levigatrice per portarli in modo preciso, in modo che entrassero nella T-track del bancosega. Ho avuto un attimo di panico perché mi sono accorto che questa T-track è più larga di questa. Questa è leggermente più stretta, di circa un paio di decimi, quindi io avevo fatto questa su misura e dopo qua non entrava più, quindi ho dovuto levigarla bene, però comunque qui il gioco è veramente minimo e posso entrare, può entrare anche di qua in modo perfetto. Non so se ne basta una, io spero di sì, perché sennò dovrò rifarne un'altra e sarà un macello. Se riesco gliene faccio andare bene solo una sola che andrà qua, altrimenti se dovrò farne un'altra, vuol dire che io dovrò farla su misura di qua e dopo dovrò andare anche da questa parte a creare uno scasso e fargli andare bene anche la T-track anche lì.
sono accorto di un piccolo problema, cioè che avevo fatto sia la parte posteriore che quella anteriore della stessa altezza. Però il problema qual è? Che io dopo, a parte che l'ho rovinata, quando io andavo con la slitta a tagliare, qui avevo comunque l'alluminio che teneva insieme il pezzo, mentre dietro si sarebbe troncato semplicemente in due, quindi sarebbe stato inutile. Allora cosa ho fatto? Li ho ritagliati più alti, li ho già fatti della misura che mi servirà a me. La lama quando andrà ad attraversare non taglierà in due il pezzo, ma riuscirà, li terrà comunque uniti. Tra l'altro lo farò anche più spesso, infatti ho tagliato quattro listelli, quindi adesso vado a unire questi qui e poi proverò a montare il tutto. Bene ragazzi, come in ogni mio video, è arrivato il momento dell'intoppo. Allora, stavo facendo la prova dei 5 tagli, adesso non so se tagliare quella parte di video. Mi sono accorto che praticamente la guida aveva troppo gioco, quindi praticamente faceva questo movimento qui durante la fase di taglio, dovuto appunto che io ho messo solo un listello guida. Perché ne avevo messo uno solo? Perché appunto, come ho detto, questa parte del banco sega è più stretto rispetto a questo. Non ho capito perché, vorrei proprio saperlo, mi piacerebbe chiederglielo alla Bosch. Quindi per far andare la slitta in questa posizione ho dovuto limare la guida per farla entrare qua dentro. Però cosa è successo? Che adesso io qua entra bene incastro, mando di qua e lasco, quindi balla. Quindi praticamente questo ha fermato i lavori perché è inutile che sto qua a cercare di raddrizzare questa quando tutta la slitta ha un gioco di un paio di millimetri come minimo. Quindi anche se l'avevo messo in conto, ma speravo di non doverlo fare, speravo proprio di non doverlo fare, invece perché io sono qua sopra, qua di peso, ho dovuto mettere per forza la seconda guida. Quindi adesso io qua l'ho fissata col biadesivo, adesso vado a mettergli le viti. Adesso per fare, avendo messo due guide, quando la slitta andrà in questa posizione, dovrò creare una fresata super precisa dove far entrare questo pezzo di slitta. Vabbè, mi metto subito al lavoro. Bene, ho fatto un jig veloce, ho fatto una prolunga al mio guido della fresatrice. Adesso andrò a fresare il canale che mi servirà come terza T-track, quindi speriamo che vada tutto bene, anche perché non posso rifarlo. Ok, ho finito la fresata. Ho dovuto fare più passaggi perché la fresa che avevo era 10 mm, a me serviva 12,8 diciamo di profondità, di larghezza. Quindi ho fatto più passate finché adesso non sono arrivato praticamente a 13, 13,1. Così c'è un po' di tolleranza, quindi è il momento della verità. Quindi vado a provare la slitta a vedere se funziona. Thank you.
world. Il taglio a 45 gradi. Mentre asciuga la colla dei morsetti, che adesso mettiamo un attimo da parte, posso andare a installare il metro sulla mia T-Track. Posiziono la guida a una distanza predefinita, abbastanza precisa, quindi diciamo tipo 30 cm. Adesso vado a tagliare un pezzo di scarto, lo misuro e grazie a questa brugola posso regolare il fermo finché non trovo la distanza giusta e vado a installare il metro. Siamo un mezzo millimetro, è quasi un 31. Cosa faccio? Prendo comunque il mio metro, la vado a incollare in prossimità del tipo 30 e mezzo, per la misura che ho rilevato, quindi taglio l'eccesso . Ok, faccio un altro taglio di prova, adesso provo a impostare a 20 e vado a vedere se è precisa. E qui ci siamo, adesso devo fare l'altra parte. Bene, quindi anche adesso, anche qui siamo precisi. Adesso la guida è impostata a 20, che praticamente è il limite che potrò tagliare con questa slitta. Quindi prendo l'altro metro e lo incollo partendo dal 20. Ecco, qui potevo anche evitare di tagliarlo, porca. Adesso vedo se lo recupero o glielo riappiccico. Ho realizzato questi due jig. Questo qua è praticamente un sistema per fare dei tagli angolati in modo particolare, con delle angolature diverse. Quindi se mi servirà, io in questo modo posso mettere, magari decido l'angolazione che voglio fare, fisso queste e posso andare a tagliare tranquillamente. Questo qua è semplicissimo, ho unito due pezzi insieme, ho fatto una prima col trapano, ho fatto delle punte, dei fori e poi l'ho fatto con la fresatrice. Dopo di questo ho fatto già una prova con questo per fare i tagli a 45. È venuto un po' piccolino, quindi adesso magari lo rifacciamo.
adesso andremo a fare la prova di 5 tagli. In cosa consiste? Consiste nel vedere se effettivamente la riga è in squadro perfetto a 90 gradi con la linea di taglio della lama. Dobbiamo prendere un pezzo di legno di scarto, possibilmente il più lungo possibile, in modo da avere più margine per calcolare l'errore che eventualmente c'è. Quindi io mi segno la prima parte in modo da capire quale sarà il primo taglio. Poi effettuerò un primo taglio, girerò il pezzo, effettuerò il secondo taglio, terzo taglio, quarto taglio, fino a tornare al primo taglio. Quindi il quinto taglio lo sposterò più dentro e taglierò un listello. Da lì andremo a calcolare l'errore. Ok, una volta fatti questi 5 tagli ci ritroveremo con un listello. Noi segniamo la parte superiore e la parte inferiore. Dobbiamo fare la differenza tra la sopra e il sotto. Nel mio primo taglio la parte sopra era 21,6 e la parte inferiore era 20,4. 21,6 meno 20,4 fa 1,2. 1,2 sarebbe lo scarto, la differenza che c'è dal sopra al sotto, però divisa per 4 tagli, sui 4 tagli. Quindi facciamo 1,2 diviso 4 che fa 0,3. Questo significa che io devo regolare la guida di 0,3 decimi. In che modo? Con uno spessimetro tipo questo vado a scegliermi il 3 decimi. Se il risultato è negativo vuol dire che la slitta, la guida deve andare in su. Se il risultato è positivo vuol dire che deve andare in giù. Prima fissato la guida, non ve l'ho detto, solo in due punti, quindi qua e qui, alle due estremità. Allora, io devo andare in su di 3 decimi, quindi cosa ho fatto? Con un listello a punta mi sono messo contro la guida e l'ho stretto. Dopodiché ho smollato la vite e ho messo lo spessimetro con 3 decimi di millimetro. A questo punto ho rimesso la guida contro, tenendo lo spessimetro, e l'ho avvitata in un altro foro, perché se l'ho avvitata nello stesso foro, tira. Quindi in un altro foro di fianco, a quel punto ha tolto e praticamente la guida si è spostata di 3 decimi in giù. Ho rifatto la prova di 5 tagli e stavolta sono arrivato a 19,1 sopra e 19 sotto, praticamente un decimo di differenza, che però su 4 lati vuol dire diviso 4, quindi 0,025, quindi un quarto di decimo di errore. Quindi praticamente è assolutamente accettabile e va benissimo così. A questo proposito, sulla prova dei 5 tagli, vi rimando a un paio di video. Uno è di Microlab, da cui ho finalmente capito come si faceva la formula, quindi vi lascio qui sotto il link al suo video, perché è grazie a lui che ho capito come si fa la prova dei 5 tagli. E poi grazie a una segnalazione che mi ha fatto un amico su Instagram, mi ha rimandato a un altro video dove c'è uno youtuber americano che spiega esattamente tutta la formula in modo preciso. Quindi vi rimando anche al suo video, se vi interessa andate a vederlo perché è molto interessante. Bene, il video è finito, io sono veramente soddisfatto di come è venuta la slitta. Quindi abbiamo visto che ho fatto vari accessori, quindi posso fare taglia 45, tagli vari misti, posso sfruttare l'angolazione del banco sega, quindi posso fare più funzioni con una sola slitta, che è una cosa fantastica, con un jig solo. Vi ricordo che tutti questi accessori che mi avete visto utilizzare li trovate qua sotto in descrizione se volete acquistarli. Vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale e commentare se il progetto vi è piaciuto. E prossimamente penso che pubblicherò il PDF per la realizzazione, comunque se me lo chiedete in privato penso di poterlo inviare. Bene, vi ricordo ancora di iscrivervi al canale e seguirmi sui social.
quindi in particolare su Instagram, perché praticamente pubblico magari storie e vi tengo aggiornati su quello che sto facendo, visto che questo qua è un progetto che mi ha portato avanti, mi ha portato via un bel po' di tempo. Quindi su Instagram potete rimanere aggiornati su quello che faccio. Quindi mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video.